Ciao a tutti ragazzi, qui è JTaz, da cui su Outlast, credo che questo sia l'ultimo episodio ragazzi. Siamo qua, nel laboratorio, ci siamo appena arrivati da là, luoghi oscuri. E io vi consiglio, se non avete... si apre da sola, se non avete visto gli scorsi episodi, chiudete questo video. Chiudi la valvola delle riserve dei fluidi del supporto vitale. Se non avete visto questo video ragazzi, cioè se non avete visto gli scorsi video, sicuramente devo andare in quella porta. Vi consiglio di andarli a vedere, perché se no non capite chi sono queste persone. E tu, cioè, non è che... non lo so nemmeno io sinceramente, però so che devo cercare un tizio che si chiama con la B, che ora non mi ricordo. Benny? No. Boh, non sinceramente non me lo ricordo. Sicuramente devo uscire da qua. Cioè, tipo mi ero bloccato un attimino a parlare, guardando la porta, sembrava... Oh. Ciao, mon ami. Oddio, questi qua sono quelli dell'ospedale. Comunque, oh, sangue. Bene, bene. La questione si infittisce o si sfittisce? Cazzo ho detto. Allora, la valvola dei liquidi vitali. Registrando tutto? Sì, sto registrando tutto, benissimo. Ecco qua, dovrebbe stare qua. Io spero, raga, cioè, vabbè, è sicuro, perché sarebbe troppo semplice se non ci fosse un infarto a momenti. Qualcosa deve succedere, però, come ho detto nei scorsi episodi, che vi ridico, ragazzi, li dovete andare a vedere, perché altrimenti non capite proprio cosa sto facendo. E come ho detto nei scorsi episodi, questa parte qua mi sembra quella un po' più serena, perché... più che altro è stato eliminato il tizio. Poi non capisco perché mi è sparita la scritta che mi dice di premere i tasti. Quindi ora devo fare tutto da solo. Sembra tipo modalità hardcore. Non è che ho messo io qualcosa tipo opzioni, difficoltà normale. Vabbè, ecco qua la valvola. Cioè vedete, non c'era niente scritto. Ho fatto tutto da solo. Di nuovo il fantasma. Stacca. Che... qual è l'obiettivo? Aspettate. Opzioni. No, dov'è l'obiettivo? Tipo qua, vero? Stacca la corrente al generatore del laboratorio sotterraneo. Oddio! Porca puttana, sto fantasma quanto s'accolla! Via, 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 via. Se siete ancora uno di quelli che non avete visto gli scorsi video e vi chiedete, c'è un fantasma oscuro che mi segue? Sì ragazzi, ci sta, e non mi chiedete il perché, quindi andate a vedere gli scorsi video. Non mi sta più inseguendo, vero? Mi sa di sì. Eh certo, io lo guardavo così. Aia. Che ca... Dio, ho capito! E dove vado? No! Non mi bloccare. Questo mi ammazza sempre quando succedono queste cose. Dov'è la corrente? Qua? No, ecco là, mi sto bloccando. Ah, vaffanculo! No, stronzo! No, vaffanculo! Dio... che palle... quanto mi dà cioè mi piace Casper, perché ha fatto una cosa negli scorsi episodi che non voglio spoilerare, almeno così andate a vedere. Comunque, let's go. Allora, caricamento. Bene. L'abbiamo disattivata? Sì. Bene, sta arrivando il tizio malefico, quindi via. Via prima che mi veda. Via prima che calla. Ho parlato, mannaggia a me quando parlo, veramente, oh. Porca miseria. Perché devo parlare così tanto? Vai, di qua, raga. Di qua. Ho capito, ma dove sta la cosa? Cioè, là non ci posso andare.
che mi devo prima nascondere dal tizio. Qua non posso fare niente. Oddio, che provata. Non l'avevo visto prima, ve lo giuro. Dai, dai, raga, dai, dai. Io me lo sento che mi sta ancora inseguendo. L'unica cosa è che non voglio mettere la visione notturna, perché comunque questo fantasma si può vedere solo con la visione notturna. Vabbè, sali un altro po' l'Empire State Building, oh. Sì, vabbè. Questa era già morta, forse, fa tutti questi scalini, oh. Cioè, se fosse stato nella realtà, no, era morto, era morto. Oddio, dove andiamo? Ciao. Ole! Sì, sì, bravo, bravo. Cioè, poi la telecamera ricompare, no? Cazzo. Mi sta inseguendo, perché me lo fai dopo? Cioè, l'ho visto che ci stava lui. Sto tipo tornando indietro da qualche parte, raga. No, no, no. Ah, sì, mi deve disinfettare. Sono scappato. Dai, dai, dai. Come prima. E invece mi sa proprio che non sto scappando. Ah, sì, sì, sono scappato. Buono, molto buono. Molto buono. Tutto. Oddio. Tutto molto buono. Billy. Billy, questo è Billy che urla. Scusa, Billy. Aspettate, non è che mi devo buttare tipo giù di qua? Proviamo la provata. Aspetta. No, bene. La provata non è fallita. Ma mi sto leggermente cagando sotto per colpa di quel cavolo di fantasma che mi inseguiva. Disinfettare. Non so perché sia verde questo gas. Mi ricorda? Non so se anche a voi, raga, vi fa... Cioè, vi rievoca lo stesso ricordo. Tipo quella specie di gas nervino che usa Goblin in Spider-Man. Te pareva? Ciao. Ciao, che devo fare? Che devo fare? No, non posso morire così, oh. Che mi sta a prendere per il culo. Oh, vada. Vada, bravo, bravo. Alzati, alzati, bravo. Così mi piace, così mi piace. Scappa. Tirala fuori sta telecamera. Sfruttiamola un po'. Ci abbiamo 1000 batterie quando c'è il sole. Vai, 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 vai. Dove vado? Che dove? Che cos'è? Mo perché c'è il sangue? Prima non mi sembra che c'è. Dove la disattivo la procedura d'emergenza? Fantasmino malefico, mi stai ancora inseguendo te? Sono sicuro. Ai, ma quasi preso. Ma quasi preso. Dove la disattivo? È lui che urla. Porca miseria. Tipo qua? No, 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 non tipo qua. Non tipo qua. Là non si può fare niente. Torniamo indietro. Vai, vai. Non me ne frega niente. Scappiamo proprio alla grande. Oh, che cos'è questo posto? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra. Tutti giù, io credo di essermi bloccato. Ma sapete che potrei pure fare tutto, cioè riuscirei pure a capire cosa devo fare. Che palle, però ci sta sta merda di fantasma che poi mo mi sta proprio incollato dietro. Dio. Casper. Casper era più carino quando ha fatto quella cosa. No. Vai, e corri, 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 cazzo. Allora, let's go. Let's go. Allora, perché ci sono questi momenti di blocco nel gioco, no? Voglio dire, quando non capisci cosa devi fare. Dove vai? Dove vai? Corri, corri, che ci sta ancora inseguendo. Si accolla. Ah, corriamo più veloce senza telecamera. Lo sapevate, raga? Ho capito. Fino a qua, cioè, sono riuscito a far tutto, però. Generatore. Qua? No. Aia. Qua, qua, qua. Oddio.
Oddio. Sì. Che cazzo? Oh, bada. Non fare robe eccessive. Casper, datti una regolatina, eh. Usala, usala. Accendi tutto così si vede. No, dovrà essere tutto registrato, dai. Dai, porca miseria. Oddio. Ma non mi dire che muoio. Oddio, 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 oddio. Supponendo che io mi chiamo Michael, però non è vero. Non mi ricordo come si chiama sto cavolo di giornalista, però vabbè. Povero Michael. È morto? Billy è morto? Billy è morto? Ma uscirò da questo posto? Ah, ma mi ha staccato due dita. Me ne ricordavo solo una. Oddio. Oddio. Ah. Sarà un po' troppo veloce a camminare. Devo andare di qua, sì. Ma tipo tanto. Usain Bolt proprio. Cioè, mi dispiace per lui. Ma se finisce così è un po' una merda. Cioè, non si capisce. Beh, ora non posso correre, però almeno. Che è? Dio. Però è forte perché è fatto. Cioè, realistico, diciamo. Tanto è sicuro che tra pochi secondi. Io mi ricorderò ancora, raga. Ecco, vabbè, se cammina così va bene. Intanto vi racconto le storie della nonna. Allora, mi ricordo una vecchia puntata dei Pokémon. No, non mi chiedete quale serie perché non la so. Però una vecchia puntata dei Pokémon, dove in pratica, vabbè, ci stava Ash, che mi ricordo stava dentro. Ecco, sì, ci stava Ash con qualcun altro. E poi ci stava un tizio con i capelli blu con Lucario. Era la prima volta che, se non sbaglio, compariva Lucario nella serie TV. E Lucario sarebbe un Pokémon tipo blu, mezzo lupo. E vabbè, in pratica Ash. Che cazzo. Oddio. No. Ma che cazzo? Non ci credo. Cioè, sono morto? Non ci credo. Punito. Ma che cazzo? No. Ci sarà una scena dopo i titoli di coda, ragazzi. Suppongo. Dai, comunque vi racconto questa storiella che stavo dicendo sui Pokémon. Poi alla fine si scoprì che io raccontavo questa storia per nulla, dato che non c'è stato niente. Allora, nel frattempo, un attimino di attesa. Stato dei Pokémon, vabbè, c'è stato sto tizio qua che usciva dalla grotta, tutto zoppicante, dice, e tutto impolverato, sembrava che stava a morire, no? Poi Ash gli chiede: tutto a posto? Lui si ritira subito in piedi. Sì, sì, tutto a posto, non è successo niente. Era crollata la montagna addosso a lui, non era successo niente. Comunque, ragazzi, parli su Outlast. Allora, devo dire che nelle ultime fasi mi ha preso molto. Mi dispiace che sia finito così, però credo che con il DLC che uscirà a breve, diciamo, si capiranno alcune cose, come per esempio tutta la cosa delle Wall Rider, cioè, che è un casino, mio parere, non capisco, perché poi alla fine, allora, gli stronzetti quelli là malefici sono tutti morti, nel senso, tipo, quello là enorme è morto, il dottore è morto, poi vabbè, stanno quelli là un po' tutti strani, che credo che ancora ci stanno là, però poi bisogna capire, questo tizio che è spuntato alla fine con la storia d'orelle che già, mi sa, lo scorso episodio l'avevamo visto dentro uno studio che ci aveva detto di uccidere Billy. La cosa strana è che noi uccidiamo Billy e poi arriva lui con delle guardie che non so da dove sono entrate. Cioè, vabbè, comunque, è come se il War Rider fosse una. Cioè, è una grande società che fa qualcosa. Non so, credo che questo DLC comunque sarà piuttosto figo. E lo vorrei fare insieme a voi, quindi ragazzi, credo che lo farò. Voi comunque scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa, diciamo, iniziativa di fare il, appunto,
di fare questo DLC anche insieme a voi. Scrivetemi nei commenti se questo primo let's play è finito. Cioè, scrivetemi, non se è finito, scrivetemi se vi è piaciuto. E mi dispiace di aver interrotto quello di Battlefield, probabilmente lo riprenderò a breve, perché comunque mi sono fermato, non l'ho giocato nemmeno io da solo, quindi lo vorrei continuare anche così, anche perché comunque vorrei giocare insieme a voi, però scrivetemi nei commenti, ragazzi. Allora, una sola cosa vi chiedo, proprio solo questo, scrivete se volete che continui il let's play di Battlefield. E basta, ragazzi, aspettiamo la fine dei titoli di coda, che non so cosa dirvi nel frattempo, non so se tagliare tutto, tipo, oppure mandare avanti per farvi vedere lo stesso. Allora, Chaim Tawaki. Vabbè, comunque, ultimi pareri, cioè, tipo 3 minuti che sto parlando di pareri su Outlast. Mi è piaciuto molto, non tanto, cioè, vi devo dire, allora, diciamo, l'inizio mi è piaciuto molto perché ero molto curioso. Ero molto curioso di scoprire com'era il gioco e comunque, cioè non lo so, mi piaceva. Poi invece, passando un po' più di tempo a giocarci, come avete visto, infatti l'ho portato abbastanza lentamente perché, diciamo, l'intermezzo, che magari sarà stata la parte che a molti è piaciuta di più. Vediamo cosa succede. Bello! E se faccio continua? Se faccio continua, raga? Cosa succede? Ton 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 ton. Vediamo un po'. E comunque, allora, la parte, diciamo, in mezzo, che probabilmente, come ho detto prima, magari quella là è la parte che è piaciuta di più a tutti, però a me non mi è piaciuta molto perché l'ho trovata abbastanza ripetitiva, come il fatto di quelle valvole, no? Bene, comunque si riprende da qua nel caso facessimo continua. Quindi abbiamo finito il gioco e vediamo un pochettino, tipo, laboratorio sotterraneo, cioè il salvataggio del fine gioco non c'è. Vabbè, in teoria sì, è giusta come cosa. Vabbè, quindi stavo dicendo, è stato un po' ripetitivo secondo me verso la metà del gioco, quindi non mi è piaciuto più di tanto, anche se la storia la trovo piuttosto bella, anche se non l'ho capita, perché è piuttosto complessa. Spero che, appunto, come ho detto prima, questo DLC risolva un po' di enigmi che mi sono rimasti e che probabilmente saranno rimasti a qualsiasi persona che abbia seguito questa serie. Poi stavo dicendo un'altra cosa che invece me ne sono scordata. Ah, ecco, invece la parte finale l'ho trovata veramente la parte più bella, cioè, diciamo, quelle che mi sono piaciute di più è stato l'inizio e la fine. L'inizio perché ero estremamente curioso e la fine perché non lo so, non c'aveva più quell'aspetto, cioè nel senso, come ho detto, la prima parte è stata bella, no? Però mano a mano era sempre la stessa cosa, appunto, nella metà del gioco, no? Facevamo sempre le stesse cose, mentre invece qua alla fine è cambiata proprio l'ambientazione. Non stavamo più dentro l'ospedale, non stavamo più dentro le fogne, non stavamo più nel giardino, cioè non c'era più quella paura. Diciamo che nell'ultima parte non si è trasformato tanto in un horror, ma più in una cosa. Io ve l'ho detto, mi ha ricordato tantissimo Resident Evil, questa sotterranea, anche se non c'entra niente, non c'entra niente, però era più una cosa tipo sovrannaturale, qualcosa di strano con questo fantasma e questo tizio enigmatico che adesso già mi sono. Bunny, no, Benny, Billy. Comunque, ragazzi, a me, diciamo, in generale mi è piaciuto Outlast. Spero di fare altri let's play come questi. Spero che vi sia piaciuto anche a voi. Non vedo l'ora di fare il DLC in diretta con voi. E se sarà come, diciamo, l'ultima parte di Outlast, credo che lo finirò in un giorno. Quindi, comunque, in ogni caso, cioè, almeno spero, se diciamo, se mi attira molto, ve lo vorrei portare magari entro tutta una settimana, magari una settimana tutto Outlast. Fatemi sapere un pochettino cosa preferite. E niente, ragazzi, direi, dopo questi tipo 10 minuti, quasi 10 minuti che sto parlando e dando tutti i miei pareri, e dopo le storielle della nonna sui Pokémon, vi saluto. Vi ringrazio per aver seguito. Spero che abbiate seguito tutta la serie. Se non l'avete fatto, andate a vedere tutti gli scorsi episodi. E io, come sempre, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. E vi ricordo di passare dalla social in descrizione. Bella, raga!